Ragazzi, ma è normale sta cosa? Appo! Ma... ma... Ricca. Dove mi siedo io? Non sembrava così grosso. No, raga, non sembra così. Ok, ragazzi, ci siamo. A posizione del curva alla Rocket League. Madonna, pesa troppo, raga. Non riesco a tenerlo. Pesa troppo. Faccio fatica a portarlo. Ma quanto è grossa. Ma Bravi ragazzi, noi siamo gli 27i, io sono Ivan ed eccoci oggi ragazzi ritornati in un nuovo vlog dopo davvero tantissimo tempo. Come avete visto dall'intro ragazzi, finalmente siamo riusciti a ritirare PS5. Scusate i miei capelli ragazzi, ma la quarantena sta facendo un brutto effetto, ormai non li taglio da un bel po' di mesi, quindi ahimè. Però a parte questo ragazzi, quindi adesso aspetteremo Appo perché ci verrà a prendere Appo, andiamo tutti e due insieme, oggi guida lui. Quindi niente, aspettiamo un attimo Appo ragazzi e direi di continuare. Eccolo qua il mio. Che è arrivato? Appo! Ciao Appo! Dai, entra! Non possiamo, distanziamento di legge. Dai, entra testina, muoviti. Game boy. Perché non hai ancora le ciabattine? Non metti le ciabattine. Scappi di power! No, non è scappato, togli le scappi di power, non metti le ciabattine, testina. Allora Appo, sei pronto a ritirare? Finalmente? Io sono pronto, poi. Quindi ragazzi, adesso ci prepariamo le carte, i fogli per la circolazione, ma Appo sta rompendo tutto e andiamo finalmente a ritirare PS5. Però finita. Sono troppo felice. Andiamo là? No, non sono più. Nessuno. Che bella ciabattina. Dai, ma dobbiamo compilare i fogli. Allora tu ha il... Non dico, non dico, sono segreto. Compila sta auto, ragazzi, mi raccomando, se dovete uscire compilate l'auto certificazione fiera, così ragazzi potete uscire tranquilli e non vi arrestano come hanno fatto con Appo. Già mi stava cadendo tutta la cava. Dai Appo, muoviti! Dai, andiamo capo! Mettiamoci dietro così c'è la distanza. Così non ci arrestano. Hai tu la... Gli ho sbattuto la testa! Hai tutto Appo? Sì, apro tutto, figa! Distanza ragazzi, mi raccomando. Distanza ragazzi, mi raccomando, così non vi arrestano. Ciao Appo, dai! Vi piate il covid. Esatto, sempre piate il covid. Dai Appo, fai il retro. Gli sparametri dei veti, non si vede nulla infatti. Dai Appo, basta fare Rocket League, ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo. Appo sta facendo le curve alla Rocket League. Alla Rocket League, stavo volando fuori dal finestrino. Cazzi, vado, c'è Gesù fuori. Dove sto andando io? Non vedo un cazzo. No, Appo, guarda la strada. Stavo dicendo, allora ragazzi, siamo... Abbiamo l'appuntamento tra tipo mezz'ora. Purtroppo, come sapete, se avete seguito la live, l'hanno rimandata noi l'appuntamento, non so per quale motivo. Importante ragazzi che abbiamo finito Assassin's Creed Valhalla, quindi abbiamo avuto tempo. Camper di merda, muoviti con quel pompa del cazzo. Porco sbagliato. Appo, non siamo su COD. I camper non sono i camper fermi. Quindi niente ragazzi, tra mezz'ora andiamo nel negozio. Siamo già qua fuori al Leone. Adesso entreremo dentro il Leone, perderemo del tempo perché Appo deve comprare accessori per l'iPhone. E poi ragazzi, ritiriamo finalmente PS5. Ci siamo arrivati ragazzuoli. A fanculo. A pesino. Madonna. Voglio un bel balletto alla Fortnite come nel 2016. Sì, con la luce fiera. Che bel panorama del Leone. Che bella l'entratina. Si può entrare almeno, chiuso. Sei felice di entrare, Appo? Sì. Raga, non c'è nessuno, già stanno facendo robe natalizie. Guarda, no, guarda, nessuno. Guarda. Io ce l'ho. Minchia, è vuoto. Sa perché? C'è la fila, c'è la fila lì, sto qui. La fila, c'è una persona. È qua, Appo, piangere perché doveva prenotare, testina. Giusto. Adesso non per niente. Rip, tutto chiuso. Non bestemmiare, Appo. Ci stiamo, eccolo là, il GameStop. Però noi non possiamo entrarci perché me l'appuntamento tra mezz'ora, siamo arrivati un po' prima. Quali sono? Tra 40 minuti. Tra 40 minuti, Appo! Vabbè, ci si va prima, ce l'hanno stessa. Niente, abbiamo perso il più tempo possibile, costano solo 10 minuti. Sei pronto, Appo? Figa, sono pronto. Niente, adesso ragazzi, mi ritiriamo, ma è vuoto praticamente. C'è nessuno, c'è la fila. E niente.
Usciamo così fieri. Madonna, pesa troppo, raga, non riesco a tenerlo. C'era la tipa poverina che ho usato 10 mani per tirare fuori. Pesa troppo, faccio fatica a portarlo. Ma quanto è grossa! Ma no! È abnorme veramente. Troppo grosso. Cioè ragazzi, questo è il tragitto più lungo che abbia mai fatto nella vita mia, dal leone a casa mia, madonna. Cioè non vedo l'ora di aprirla. No, ti giuro, Frey, sto facendo i muscoli, eh. Mamma mia, potete fare una foto scena. Che ragazzi, abbiamo già fatto qualche foto, le trovate su Instagram, mi raccomando, adesso vi lascio l'Instagram qua sotto. Mi signora Pesina del mio. Prima cosa che faremo è posteremo anche le foto di sta bestia. Madonna. Cioè, raga, vi giuro, è troppo grossa. Ce ne prendi una in mano. Sto facendo fatica a portarla. Ma ne prendi una a mano destra, una a mano a sinistra, fai così e fai i pesi. Metti dei miracoli in un giorno. Capo, stasera, cioè, adesso guida la play, dai. Ma non c'è più voglia di guidare. Vai, andate a casa. Ah, tu falle compagnia. Ok, andate a casa, ci vediamo a casa, mi raccomando, guidate con prudenza. Ciao ragazze! Dici che arrivano? Per me sì. Ti immagini vedere una macchina così con la play 5 così dentro? Mica sfondi il vetro in 2 secondi. No, non ci entra, Appo, passa la mia porta dietro. A me sembra un po' difficile. Porco cazzo. Guardatele che bello. Sto facendo Oppo. Calzo di qua. Questa è la cintura. Bella. Ma porco cane. Se qua mi lascia dietro, voglio mettere davanti le play. Ma non ho capito. Prima gli amici, poi le pussi. Ma fa un culo. Ma dai, veramente andiamo così. Madonna, già sta facendo buio. Accendiamo ste luci. Oh, e mica. Che bella luce. Ha fatto tanto luce al video. Dai, muoviti. 300 all'ora ti voglio in autostrada. Che dobbiamo arrivare a casa nerdare. Allora ragazzi, ho postato 10.000 storie. Guarda come corre. Non siamo neanche arrivati a casa. Già sto qua a correre fuori. Sì. Minchia, ma fammi uscire a me, no? No. Come no? Io non posso uscire, madonna. Non mi ha fatto neanche uscire, guardalo. No. Se mi sta per cadere una, faccio cadere quella bianca. Chissà perché quella bianca, no? Prendi una alla volta, poi non ci passi. Porco cane, non ci passa, lui deve passarci per forza. Dai, quindi sta macchina deve andare a nerdare, molto. Madonna, se si corre a casa adesso. Ma che belli che siamo, Oppo. Capre col piede, madonna. Dove si cavi? Lasciate in macchina. No, nella portiera. No, vado io. Accendo le chiavi della macchina. Grazie Appo per il regalo di Natale. Oh, ah, che bello, ma tutto buio. Oh, è ora l'unboxing! Mother father! Lulu, quanto sei contento da 1 a 10? Quanto sei contento da 1 a 10? Io 1000. Lulu, l'unboxing insieme a me. Mamma mia, penso che questo sarà l'unboxing più bello della mia vita, eh? Io sono problema. Il problema è che, ragazzi, dobbiamo c'è una scala per. Per vederci. Ragazzi, eccola qua, signore e signori, lo scatolone davanti, lato, dietro. Poi ragazzi vi mostreremo anche la digital, questa qua è quella classica. E poi lato, l'altro lato. Ciao ragazzi, oggi unboxeremo quello domani mi raccomando, non manca, perché ti sei cercato? Non mancate ragazzi, perché domani faremo il confronto tra PS5 perché sono quelle belle. Il confronto ragazzi tra PS5 normale e quella digital. Non ci stiamo dunque. Ragazzi, una play occupa tutto il tavolo, quindi dobbiamo avere. Ragazzi, eccolo qua. Oh, vedi che cade tutto. Ma come ti va, ragazzi? Ecco. Quello è il caricatore. C'è la roba. Quello è la console. Tienila. Io direi di aprire prima quello. Sì, apro prima quasi tutto. Però. Allora, aspetta. Dopo questa non sa. Allora. Surprise. Il libretto, tutto il libretto. Libretto. La base.
Ah, la base, minchia, vero, esiste la base e il cavo. Cavo. Non l'ho ancora preso in mano. No, raga. Dopo andiamo subito a provarla, mi raccomando. Bellissimo touchpad, No, vabbè, ma... Bellissimo, tenere in mano. È bianco sporco, come dicevo nel video, non è bianco normale. È bianco sporco. Vabbè, ragazzi, è bellissimo. Il pad potrete già averlo. Cioè, si poteva già avere prima. L'ho fatto io. L'ho dato secondo da Amazon. Fosse in te più che il pad, guarderei la play. Ok, ok, ok. Scusate, mi sono andato emozionato. È il filo di accensione. E basta, non c'è più un cazzo. No, è il carica joystick. Carica joystick. Che è questo? Tira. Mettila così, guarda, forza. Tira. No, vabbè, raga. È gigante. Vabbè, ragazzi, io non ho parole. Non sembrava così grosso l'inizio. No, raga, non sembra così. È un È bellissimo, però. Tira fuori. Ricordiamoci, ragazzi, questa è quella normale. No, vabbè. Oh, guarda qua dentro, ci sono tutti i simbolini della PlayStation. Sì, sì, come sul pad dietro. No, beh, ragazzi, vi faccio vedere i dettagli da più vicino. Prendi la basetta, prova a metterla. La basetta, esatto. C'è un cacciavite però. Basetta. Ok, prima cosa devi girarla. Aspetta, devo vedere come funziona sto. Allora, so che c'è l'ingresso, vedete ragazzi, non c'è, mi raccomando. C'è lì. Ok, si è cagato sopra. C'è la basetta, ragazzi, che la girate e esce la vite. E c'è anche il poggia coperchio. Sì, poggia tappino. Com'è che è? Incastra così, il trailer. Poggia, incastra. Tiene la posizione peggio. Prendi, dietro non si incastra. Usa il coltello per stringere. Devo graffiare, non riesco. Tieni un attimo, devo prendere la sua vita. La mia play ti prendeva a pugni in faccia. Sei stato a voto sopra di Mario. Finalmente è stato perfetto. Gli unboxing quelli professionali. Noi siamo gli unboxer professionali. Sto già sudando. Oh. La basetta dietro, ragazzi. Oh, è stabilissimo. Travallo? No, no, la basetta qua. Ragazzi, sono i ganci qua che fanno proprio schifo. Cioè, la basetta fa proprio schifo. Beh, sì, quello. Vuoto, la basetta un po'. Allora, a livello estetico, sai che a me non mi dispiace. Però la funzionalità non mi piace troppo. Però a livello estetico non mi dispiace. Questa qua, ragazzi, è la PS5. Finalmente. Versione normale. Questo qua, vedete, qua dopo la vedrete nel video di domani la differenza. Una cagata è che il CD non va messo col disegno lì fuori, ma col disegno lì dentro. Eh sì, dove c'è il simbolo questo qua, ragazzi, dovete mettere il disegnino. Sì, perché non ho visto che intanto qua c'è il disegnino, qua c'è il segno e dovete inserirlo. Esatto. Sì, è un po' al contrario, diciamo. Sì, sì, è un po'. Dritto. Non l'ho fatto in tutissimo praticamente. Sì, i tastini. Il testino BCD, spegnimento, caricatore, USB-C, USB-A. Qua ragazzi, ma dentro è bellissimo. Adesso ragazzi vi faccio vedere i dettagli, ma sono stupendi, sono bellissimi. Adesso andiamo a provare subito. Bel bacino. Come baciare la mia. Ho già baciato, ho limonato. Questo qua ragazzi è un nuovo amore. E ragazzi, nel video di domani unboxeremo anche la digital e faremo il confronto tra quella normale e digital. Adesso andiamo a riavviare, andiamo a posizionarla. Il problema ragazzi adesso è portarla di là. Che veramente, ok, così sì, così sì, ce la possiamo fare. Niente ragazzi, Apple è già scappato, non ho avuto neanche aspettare. Già scappato, intanto noi lasciamo tutto qua. Allora, adesso c'è solo un problema, perché sicuramente la userò sul mio monitor da gaming, la Play, che attualmente là c'è la 4. Però per adesso ragazzi, per provarla, la proviamo sul 4K abnorme che ho qua. Tanto c'è anche il riflesso di me, mega abnorme. La proviamo sicuramente qua, così vediamo proprio la differenza, la saporiamo. Poi tutti i gameplay ragazzi si sposteranno sul mio solito monitor. Questo qua è un monitor da gaming 1080 con 144 Hz. Mentre quello è un mega 4K da non so quanti pollici, però sono tanti, sono tanti. Allora ragazzi, quindi penso che per adesso, per la prova, la metteremo qua, anche se qua sarebbe il top. E ragazzi, di base la lascerei proprio qua sdraiata e giocherei qua. Cioè ecco, se dovessi solamente giocare, la metterei qua, la lascerei qua. Purtroppo, siccome devo registrare i video, devo cambiare per forza i monitor, sennò ragazzi me la godrei proprio su questa TV abnorme. Purtroppo non è così, quindi penso che qua sposterò la 4 per giocare col VR, mentre là andrà la PS5 al posto della 4. Nel frattempo iniziamo già a collegarla, ragazzi. Spero di arrivarci con i fili, perché
Non era in programma collegarla a, a quella TV, però siccome voglio godermela, me la collego là. Ok, ragazzi, voi per adesso non dite niente, dopo non vi preoccupate, cambierò inquadratura. Allora, nel frattempo colleghiamo il pad che ha un attacco USB-C, quindi non è più quello classico. E ovviamente lo mettiamo qua davanti. No. Passatemi la cam. Ok, ci siamo. Mamma mia, sta sparaflesciando. Pensavo che non lo facesse. Un attimo. Oh, sì. Guardate l'accensione, che figa. Ok, pad. Ok. No. Wow. Perfetto. Questo qua è 4K, guardate la qualità eccezionale. Let's go, avviamo. Oddio. Ok ragazzi, già sento le prime vibrazioni. No, vabbè, io sto male, guardate qua. Fantastico, ragazzi, vi giuro è bellissimo. Vi giuro ragazzi, sembrano qua... No. Bello, 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 bello ragazzi. Crea un hype poi... Ma ragazzi, le vibrazioni sono qualcosa di eccezionale, ve lo giuro, penso che sia qualcosa di bellissimo le vibrazioni. Cioè, proprio il contatto che ti dà, il feeling che ti dà il joystick sul gioco è qualcosa di bellissimo.